pioggia ferma il carnevale, domani niente sfilata, si parte domenica 12 febbraio e l'ultimo corso mascherato slitta al 5 marzo. Furto con spaccata alla profumeria Franca sulla via Pesciatina a Lunata, i ladri hanno infranto la vetrina ed hanno svuotato gli scaffali. I ladri d'arte finanziano il terrorismo, l'allarme lanciato dal ministro alla giustizia Orlando in occasione del convegno sui beni culturali. Prime scintille tra candidati, botta e risposta tra Garzella e Santini alla trasmissione Dido di ieri sera. Lo sport, Lucchese e Livorno da nozze d'oro, derby numero 50 tra Rossoneri e Labronici domani al Porte Elisa. Ultimo allenamento della Lucchese a porte chiuse. Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con il TG Noi. Quindi domani niente, primo corso di carnevale a Viareggio. Le previsioni meteo hanno consigliato la Fondazione a rimandare la prima sfilata a domenica 12 febbraio. Ma sentiamo la cronaca della giornata da Massimo Mazzolini. Il maltempo cancella il primo corso del Carnevale di Viareggio in programma domenica 5 febbraio. La decisione è stata annunciata dal vertice della Fondazione Carnevale a causa dell'allerta meteo per tutta la giornata di domenica. Il corso d'apertura è dunque annullato e verrà recuperato domenica 5 marzo con una sfilata mascherata straordinaria al termine della quale verranno svelati i verdetti delle giurie e lo spettacolo pirotecnico chiuderà i festeggiamenti. Se la pioggia battente prevista per tutta la giornata di domenica ha annullato il primo corso mascherato della 144esima edizione del Carnevale di Viareggio, la cerimonia d'apertura, programmata per oggi seppure dimezzata con l'annullamento dell'iniziativa in programma alla Torre Matilde, quello delle sfilate delle 15 maschere isolate in concorso e con la mancata esibizione dei 20 sbandieratori del Palio di Querceta, si è svolta regolarmente in piazza Mazzini a partire dalle 15.30 di oggi. Alle 17.45 c'è stato il tradizionale alza bandiera e per tutto il periodo della manifestazione la burla macca sventolerà sul pennone più alto della piazza davanti alla spiaggia. A trasformare l'atmosfera plumbea di questa brutta giornata di inizio febbraio ci hanno pensato Daniele Maffei, speaker ufficiale dei corsi mascherati, Andrea Paci e Paola Polvannozzi, che hanno riscaldato l'ambiente creando gioia e allegria carnevalesca. Domenica senza il corso mascherato, ma alla Cittadella festa grande, con la banda svizzera Riva dei Janeiro, che ha scelto di celebrare proprio a Viareggio il 20° anniversario della sua fondazione. Hangar aperti al pubblico, animazione, musica, balli e coreografie a partire dalle 11 e fino alle 18. Peccato per il primo corso, ma domenica prossima ci saranno 20 gradi. Festa comunque, lo sapete? Faremo festa comunque, venite in Cittadella, vi aspettiamo e poi il primo corso il 12 fino al 5 di marzo. È un grande carnevale, è il grande carnevale di Viareggio, un grande carnevale in una grande città. E quest'anno avrà degli aspetti innovativi, quindi non solo tradizione, non solo anima, non solo cuore di Viareggio, ma anche modernità. Quindi viva il carnevale! Peccato per questo primo corso mancato! Ma recuperiamo, dai, da sabato prossimo 20 gradi, scommettiamo? E proprio a proposito del maltempo, la Regione ha emesso un codice arancione per rischio idrogeologico e idraulico per la Toscana nord-occidentale dalle ore 10 di domani mattina fino alla mattinata di lunedì. Possibilità di temporali consistenti dal pomeriggio sulle province di Massa, Lucca e Pistoia. La cronaca, andiamo a Capannori, per la precisione a Lunata, per un furto con spaccata alla profumeria Franca. Ennesima spaccata ai danni della profumeria Franca sulla via Pesciatina a Lunata. Nella notte una banda composta da 3 individui ha sfondato la vetrata del negozio utilizzando delle bozze di cemento. Una volta dentro, i ladri hanno arraffato tutto quello che sono riusciti a prendere, nonostante la sirena dell'allarme fosse in funzione. L'allarme è regolarmente scattato, suonava, però non si sono fermati, sono entrati, hanno portato via, sono diretti subito ai profumi, hanno portato via un ingente numero di profumi e sono scappati, sono riusciti a fuggire prima ancora che sopraggiungessero sia i carabinieri che l'istituto di vigilanza. Sono stati numerosi i furti e i tentati furti che hanno colpito l'esercizio negli ultimi anni.
tanto che i titolari si sono ormai quasi rassegnati a questi episodi. La profumeria è un settore dove spesso i ladri vengono a farci visita. Abbiamo avuto già furti in passato e parecchi anche altri tentativi, però purtroppo è una cosa che ci stiamo cominciando a convivere e dobbiamo, non dico rassegnarci, ma mettere in conto che la situazione è questa. La Questura di Lucca ha disposto il divieto di accesso per un anno alle manifestazioni sportive, il cosiddetto DASPO, per 7 persone coinvolte in una rissa scoppiata al campo sportivo Pedonese di Marina di Pietrasanta. Il fatto è accaduto sabato 28 gennaio in occasione dell'incontro di calcio Pietrasanta Atletico Carrara, valevole per il campionato giovanissimi. Dopo un'animata discussione, alcuni appartenenti alle opposte tifoserie, tra cui alcuni genitori dei ragazzi in campo, erano passati alle vie di fatto, rendendo necessario l'intervento della polizia. E adesso andiamo a Lucca per il convegno sulla tutela dei beni culturali che si è svolto in San Francesco. Anche i ministri alla cultura Franceschini e alla giustizia Orlando hanno fatto tappa a Lucca per il convegno promosso in San Francesco da IMT sulla tutela dei beni culturali, in vista dell'approvazione della Convenzione internazionale sui reati relativi ai beni artistici. Proprio il ministro Franceschini ha sottolineato l'attenzione del governo su questo argomento. Sono venuto a questo convegno, che è molto importante, di studio, che ribadisce il ruolo importante anche che l'Italia ha e vuole avere nel futuro sui beni culturali, sui beni culturali come strumento di dialogo. Non a caso faremo il primo G7 della cultura proprio qui in Toscana, a Firenze. Il ministro Orlando ha invece sottolineato che l'inasprimento delle sanzioni contro i furti di beni culturali non serve solo a tutelare l'immenso patrimonio italiano, ma è essenziale anche sotto il profilo della sicurezza. Si riscontra sempre più spesso che l'utilizzo di questo tipo di beni, l'utilizzo di beni artistici, è una delle principali fonti di finanziamento del terrorismo e quindi ci sono due ragioni, una legata naturalmente a quello che siamo, al nostro patrimonio, alla nostra storia, l'altro è legato alla nostra sicurezza. Entrambe sono buone ragioni per fare un passo avanti che tra l'altro ci si sta riconoscendo anche da parte delle organizzazioni internazionali. Presente a Lucca anche il comandante generale dei Carabinieri, Tullio Del Sette, che ha ricordato come quello dell'arma sia stato il primo nucleo al mondo creato appositamente per la protezione dei beni artistici. Quando fu costituito il nostro nucleo non c'era nessun reparto analogo nel mondo. Evidentemente c'era una sensibilità enorme qui in Italia, ma questa sensibilità era stata raccolta dall'arma dei Carabinieri. Il G7 della cultura che si svolgerà a Firenze precederà di poco l'analogo incontro dei ministri degli esteri in programma ad aprile a Lucca. Sì, la Toscana protagonista, decisioni che furono prese dal governo Renzi sono state confermate dal governo Gentiloni, in particolare per quel che riguarda Lucca dal ministro Alfano, sono in corso proprio i sopralluoghi in questi giorni, una grande occasione, di nuovo una grande opportunità per Lucca per dimostrarsi capitale, diciamo, internazionale, e credo sia veramente una grande opportunità. Credo che la città e tutta la provincia saranno all'altezza. A margine del convegno, il ministro alla giustizia Orlando ha rilasciato una dichiarazione anche riguardo alla questione della riforma dell'istituto della prescrizione, riforma richiesta a gran voce dai familiari delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio. Sentiamo. Le modifiche all'istituto della prescrizione non potranno valere per i processi penali già in corso, come quello per il disastro di Viareggio. Questo il ministro della giustizia Andrea Orlando lo aveva già detto qualche giorno fa, al termine del processo celebratosi a Lucca. Proprio questa mattina, però, sempre a Lucca, a margine del convegno sulla tutela dei beni culturali, il ministro ha ribadito il suo impegno affinché la riforma al codice penale vada avanti, anche perché si tratta di un dovere verso i familiari delle vittime della stazione di Viareggio. Ed ha annunciato che il disegno di legge sulla riforma del codice penale e la giusta durata dei processi sarà all'esame di Camera e Senato il prossimo mese. La questione della prescrizione chiesta dai familiari delle vittime della strage di Viareggio, chiedono una revisione, lei che cosa risponde? Rispondo con il fatto che è 3 anni che mi sto battendo per l'approvazione di una modifica
della legge che riveda l'istituto. L'ho detto anche personalmente incontrando loro e continuo con determinazione in questo senso e riscontro senza come dire, abbandonare la presa, riscontro il fatto che è stato deciso che all'inizio di marzo, il primo di marzo, è calendarizzato il provvedimento. Mi auguro che questa sia la volta buona, me lo auguro per molte ragioni, ma tra queste anche per dare una risposta a chi ha subito una così forte disattenzione alle proprie aspettative. Le elezioni comunali a Lucca, ieri sera primo incontro-scontro tra alcuni dei candidati a sindaco in lizza. Vediamo com'è andata. Prime scintille di campagna elettorale le hanno regalate Matteo Garzella e Remo Santini in apertura della trasmissione Dido di venerdì sera, dove erano ospiti anche altri due candidati a sindaco, Fabio Barzanti e Luca Nannipieri. Garzella ha detto che la sua è una vera candidatura civica, non quella di Santini, che invece è sostenuto dai partiti. In realtà lo sappiamo bene che la sua candidatura è nata, è frutto di un accordo tra i partiti del centro-destra. Questo è il teatrino che i cittadini lucchesi non si meritano, tanto da parte del centro-sinistra con, come dire, questi accordi che vengono fatti e con le decisioni che vengono prese da Firenze, al tempo stesso con una candidatura come quella di Santini, che io rispetto, l'ho detto in conferenza stampa, come rispetto a tutte le candidature sia dei presenti che del sindaco Tambellini. Però, come dire, è nata insomma da un accordo ormai che insomma era in corso da alcuni mesi con i partiti del centrodestra, quindi è come dire, civica fino a un certo punto. È civica al 50%, la mia è civica al 100%. Santini ha ribattuto così. Io non ho mai avuto tessere di partito, Garzella sì, ha sostenuto l'amministrazione Tambellini per 5 anni e voglio, credo che sia ancora iscritto al PD, non mi risulta che lo abbia lasciato, se lo ha lasciato no. È una notizia, quindi è un iscritto al PD, io invece sono un candidato civico. E sulla sua amicizia con il senatore Marcucci, sottolineata proprio da Garzella, questa è stata la sua risposta. Io credo che tutte queste, diciamo così, piccole malignità servano, diciamo così, a deviare l'attenzione su quelli che sono i problemi da risolvere della città. E se ho 30 secondi in più, le aggiungo anche che chi dice che io sarei amico di Marcucci, diciamo, sono coloro che invece con Marcucci vorrebbero fare un accordo e non riescono a farlo, tanto per essere chiari. Nel corso della trasmissione i candidati hanno fornito qualche loro idea sul futuro di Lucca. Tra le altre, Barzanti quella di realizzare attrezzature sportive sui baluardi Cairoli e Santa Croce e un cinema multisala alla ex manifattura. Santini alla manifattura pensa invece di realizzare un parcheggio da 1000 posti auto e vuole trasformare in un grande albergo il padiglione dell'ex ospedale Campo di Marte che guarda verso San Vito. Garzella vorrebbe riaprire alcuni varchi telematici in centro ed ha intenzione di valorizzare Lucca come città dei motori attraverso una serie di iniziative di grande respiro. Nannipieri ha ribadito la sorprendente proposta di aprire un'altra porta nelle mura urbane all'altezza di Celide ed ha proposto un biglietto unico per chi vuole visitare i maggiori monumenti e musei lucchesi. Tutti hanno espresso la volontà di dare una stretta all'accoglienza dei richiedenti asilo, sia pure con diversi metodi e sfumature. Parliamo ancora di elezioni. A Camaiore Giampaolo Bertola ha presentato il simbolo della sua lista. Il futuro nelle radici, ecco svelato il simbolo della lista che sosterrà Giampaolo Bertola nella corsa alla poltrona di sindaco di Camaiore. L'ex primo cittadino ha presentato il nuovo soggetto politico durante l'inaugurazione della prima sede elettorale in piazza del Rivellino, a un passo dal municipio. C'è il pontile che Bertola fece costruire nel suo secondo mandato e c'è la chiesina di Campo all'Orzo sulle Apuane Camaioresi, che sembra il nuovo ambizioso progetto dell'ex primo cittadino in cerca del suo terzo mandato. Questa chiesina è stata costruita da abitanti di quelle zone, la comunità del Campo all'Orzo dette vita a questa chiesa, è stata abbandonata completamente. Dobbiamo impossessarci della chiesa immediatamente. Abbiamo acquistato durante la mia amministrazione una baita vicina a questa chiesina dove può essere sviluppato, in sinergia tra le associazioni che già esistono sul territorio, può essere sviluppato veramente un altro anello di congiunzione con il mare.
Accanto a Bertola, oltre all'associazione La Rondine, i segretari dei partiti a suo sostegno, Forza Italia con il sindaco Massimo Mallegni, Fratelli d'Italia e Lega Nord con la consigliera regionale Elisa Montemagni. Sicurezza, decoro e sostegno alle imprese, i temi in cima all'agenda politica. Decoro e manutenzioni, soprattutto attenzione al territorio e attenzione ai cittadini, dialogo con i cittadini, questo credo che sia il punto di forza di un buon amministratore. Io voglio ripartire da lì e poi chiaramente ripartire per rivalorizzare le nostre colline. A Porcari lo spettacolo teatrale di Elisabetta Salvatori dedicato a Sant'Anna di Stazzema. Si trova parecchio in alto, su una collina. L'Istituto Tecnico Benedetti di Porcari e il Liceo Scientifico Maiorana di Capannori propongono ai loro studenti la visione dello spettacolo Scalpicci sotto i platani di e con Elisabetta Salvatori, che rievoca la strage di Sant'Anna di Stazzema raccontando la vicenda con gli occhi degli abitanti del paese. La partecipazione allo spettacolo in scena in questi giorni sul palco dell'Auditorium Vincenzo da Massa Carrara a Porcari rientra nelle attività previste per la giornata della memoria, ma non solo. Il racconto dell'eccidio di Elisabetta Salvatori si inserisce infatti nel contesto di un più ampio progetto sulla legalità con il quale i due istituti mirano alla formazione di cittadini attivi e responsabili. Consapevoli del percorso storico che ha portato alla democrazia, si legge nel comunicato di presentazione dell'evento scolastico, ed in grado di interpretare la situazione attuale alla luce di un passato da non dimenticare, pena la perdita di valori indispensabili per la convivenza civile. I piedi sotto gli erano indumentati così duri che ci schiacciava fiammiferi tra accendersi le sigarette. Portava sempre una bestia o due. Maialetti, manze, pecore, veniva su per quello. Lo spettacolo è proposto in collaborazione con i comuni di Capannori, Porcari, Stazzema e il Museo di Sant'Anna. E adesso, come ogni sabato, la rubrica Parla il Vescovo. Osserviamo insieme questo titolo di giornale. Ogni famiglia butta 145 kg di cibo l'anno. 145 kg di cibo l'anno significa un cassonetto. Pensate, ogni famiglia spreca un cassonetto di cibo. Sprechiamo un cassonetto di cibo. E l'articolo ha un sottotitolo altrettanto importante, che ci interpella personalmente come famiglie, no? Fa bene ogni tanto fermarsi a riflettere, proprio come famiglie, ognuno se lo chieda, perché il sottotitolo dice che il 75% dello spreco in Italia è nelle case, nelle famiglie. Bene, sono cose però che sappiamo. Ed allora io mi pongo una domanda, ma che fare allora? Perché questo spreco di cibo non avvenga. Intanto vi dico alcune iniziative molto belle che ci sono nella nostra città, sul nostro territorio. Prima iniziativa, da qualche anno ormai, la Caritas diocesana con i suoi volontari ogni giorno, dopo che le scuole hanno pranzato, passa in scuole convenzionate, che sono d'accordo, e il cibo che non è stato sciupato, ben confezionato, è rimasto lì e i bimbi, i ragazzi non l'hanno mangiato, ecco, viene raccolto per bene e poi nelle mense della Caritas diocesana, che ogni giorno vanno a servire oltre 100 pasti, ma molti di più, e così ecco il cibo della scuola non è sprecato. Dico ai bimbi a scuola, allora non lo sprecate, non l'aprite nel pane confezionato, nei cibi confezionati, se non avete fame non li sprecate. Questa è la prima strada che fare per non sprecare il cibo. Viene raccolto e torna a vantaggio di tutti. Secondo, io so che alcuni fornai, pasticceri, ma vale anche per altri negozi, cosa fanno? I fornai la sera, le pasticcerie, il pane, i pasticcini dolci che sono rimasti invenduti, difatti vengono raccolti da alcune istituzioni, soprattutto di giovani ragazzi che ci sono della nostra città e sul territorio, e la sera vanno e così hanno il pane per il giorno dopo.
diceva anche i negozi. Alcuni supermercati, ad esempio, è la terza strada per non sprecare il cibo, se dei prodotti vanno a scadenza, quando sono vicini alla scadenza, vengono ritirati e vengono valorizzati, utilizzati per chi è senza cibo. Mi sembrano tre strade, ma la strada più bella, ecco, stando anche al dato del giornale, è che le nostre famiglie, già si è fatto bei passi, educhino, ci educhiamo in casa a non sprecarlo il cibo, sulle nostre tavole. Ecco, non si spreca il cibo a casa, delle nostre tavole. Ed allora questa è la strada educativa, è importante perché non si spreca il cibo, non si spreca l'acqua, non si spreca la luce, non si sprecano i vestiti. E io credo che questo sia davvero un percorso bello. Educhiamo il cuore perché il cuore sia attento in tutti questi aspetti, ai bisogni, alle necessità degli altri. Perché uno, e torna al cibo, è il granaio del mondo. Se lo sciupiamo, mangiamo tutti noi, lo sprechiamo, sulle tavole di tante famiglie, come sappiamo nel mondo, non arriva cibo, non c'è cibo. Io devo ringraziare i miei genitori che fin da piccolo, a me e ai miei fratellini, ci dicevano no, lo sciupare, questo pane l'hai lasciato sulla tavola, no, questo cibo perché l'hai preso? Vedi che ti resta lì. Ed ecco allora, questo educa la volontà, l'attenzione, l'occhio, ma soprattutto educa il cuore. Torniamo, ecco, nelle nostre famiglie a educarci a vicenda. Come impariamo a dirci grazie, impariamo a dirci aiutiamoci, non sprechiamo. La prima parte finisce qui, adesso la pubblicità, subito dopo lo sport.